mani pulite. Il 17 febbraio 1992 il sostituto procuratore Antonio Di Pietro inchioda Mario Chiesa con le mani nella marmellata. Dalle confessioni di Chiesa e a cascata degli imputati da lui coinvolti, la tesi del singolo Mariolo diventa una battuta umoristica e si delinea una trama che si amplia a dismisura, nella quale rientrano uomini politici ed esponenti del mondo economico pubblico e privato, sempre più di primo piano. Nel marzo 1992 Di Pietro è affiancato dal sostituto Gherardo Colombo, che col collega Turone aveva scoperto l'elenco degli iscritti alla loggia P2 e indagato sui fondi neri dell'IRI. In aprile si aggiunge Pier Camillo Davigo, già impegnato nelle indagini sul boss Epa Minolta. I tre magistrati sono coordinati dal procuratore capo aggiunto Gerardo D'Ambrosio, che aveva partecipato alle indagini sulla bomba di Piazza Fontana. Senta, Antonio Di Pietro, eroe di Tangentopoli, idolo di milioni di italiani, una star assoluta, il ragazzo molisano venuto dalla polizia, che sarà poi magistrato, professore, autore di libri, opinionista e anche senatore. Ecco, lei lo ha conosciuto Di Pietro, chi è Di Pietro? Beh, lei ha dimenticato di citare la maggiore delle sue mansioni, che è quella di uomo della provvidenza, perché lui sì, è senatore, è professore, eccetera, eccetera, ma vorrebbe essere soprattutto questo. Chi è Di Pietro? Non dimentichiamoci che Di Pietro, prima che alla magistratura, era stato un poliziotto efficientissimo, sono convinto che come poliziotto aveva dato delle prove eccellenti. Che cosa successe in questa fase della sua vita? Come tutti i poliziotti, lui aveva familiarità con i mariuoli. I mariuoli sono la materia prima dei poliziotti, certo. No? È naturale. Il poliziotto vive col mariuolo, certo. E solitamente intreccia con lui così un sistema di relazioni che poi si trasforma in amicizia, in uno scambio di favori, eccetera, eccetera. E questo era Di Pietro, che quando indossò la toga si portava appresso questo passato. E questo passato poi naturalmente è venuto fuori. Questo certo poi, sì, ci furono accuse di scorrettezza, no? Che furono mosse, la storia della Mercedes, i 100 milioni di prestito e così via. Sì, si è molto abusato di queste cose. Certamente Di Pietro aveva commesso delle sventatezze più che dei reati o delle sventatezze, ma lì fu l'errore di farlo assurgere, e questo è un errore che va rimproverato al pool di mani pulite, di far assurgere un uomo che aveva nel suo passato questo bagaglio alla parte di San Giorgio della purificazione. Ecco, ma lei dice che la situazione era matura, è bastato un incidente minimo per farla scoppiare, certo. Perché ormai poteva scoppiare, no? Certo, che era certo. Sarebbe scoppiata in ogni Berlino, caso. Ma era necessario appunto un eroe, no? Un uomo così straordinario perché questo prendesse la proporzione che ha preso o no? No, questo fu colpa. Fu colpa un po' di mani pulite che non seppe mantenere il controllo di Di Pietro, e moltissimo della stampa e della televisione che fecero, colpa nostra, che fecero di Di Pietro il grande idolo. Ma questo è stato un male? È stato un male, sì, perché poi a un certo momento, quando sono venuti fuori i trascorsi di Di Pietro, che, ripeto, non erano i trascorsi di un delinquente o di un mascalzone, ma certo di qualcuno che non poteva assurgere a,
a simbolo della purificazione, perché qualche cosetta nel suo passato lo aveva. Sì, ma Montanelli, l'uomo di Pietro, com'è, a parte queste cose, cioè io avrà un fascino particolare? Io credo qualche che... dote... un fascino particolare non direi, è un uomo estremamente esuberante, pieno di calore umano, privo di controlli, una specie di cavallo brado, però mi pare che lo stiano utilizzando male, perché per esempio Di Pietro, alla testa di un ministero, di un dicastero operativo tipo lavori pubblici, lo farebbe funzionare. Lui è un uomo operativo. Sì, quindi non lo vede come senatore fare il lavoro di palazzo? No, il lavoro di palazzo, nel lavoro di palazzo, lui ha il tratto troppo grossolano, troppo impulsivo, eccetera, non lo vedo. Ecco, ma lei, ripeto che lo conosceva bene, Di Pietro è un uomo fondamentalmente sincero, secondo lei, in questa missione? Sì, che lui... sincero, con poco autocontrollo. Ecco, questo è Di Pietro. Poi fu la volta dei leaders, anzitutto Bettino Craxi, che dell'immane macchina tangentizia era considerato il massimo manovratore e che reagiva alla sua maniera di cinghiale ferito, braccato, aggressivo. Poi Arnaldo Forlani, la cui immagine umana e politica sarà distrutta nel processo contro Sergio Cusani, uno dei mediatori della tassazione tangentizia. E ancora Severino Citaristi, segretario amministrativo della Democrazia Cristiana, e altri. Tangentopoli è la spia di uno stato di cose che potrebbe essere raddrizzato solo attraverso profondi interventi istituzionali. In attesa degli interventi istituzionali, in seguito a Mani Pulite, sono comparsi alcuni soggetti politici nuovi che hanno preso il posto dei vecchi. La Lega, Forza Italia e anche l'estrema destra conservatrice ha guadagnato. Il fatto non può destare soverchia sorpresa. La bolgia scoperchiata da Mani Pulite non risparmia nessuno delle organizzazioni politiche attive in Italia dalla fine della guerra. E in particolare ad essere messi sotto accusa sono i dirigenti nazionali, i capi, i ministri. Tra il febbraio 1992 e il febbraio 1994, le procure italiane coinvolte in Tangentopoli hanno inviato a deputati e senatori, tra avvisi di garanzia e richieste di autorizzazione a procedere, 499 atti. Sfilano davanti alla Corte tre ex presidenti del Consiglio: i democristiani Giulio Andreotti, che riceve anche l'accusa di essere affiliato alla mafia, e Arnaldo Forlani, il socialista Bettino Craxi e più avanti un quarto, Silvio Berlusconi. Il vertice del Partito Socialista viene decapitato. Oltre a Craxi, che si autoesilia a Mamet, compaiono davanti ai giudici il vice De Donato, il delfino Claudio Martelli e l'ex ministro degli esteri Gianni De Michelis. E si tratta solo dei nomi più noti. I segretari amministrativi dei partiti meno conosciuti al pubblico, dal democristiano Citaristi al socialista Balsamo, collezionano decine di avvisi di garanzia. Anche l'opposizione di sinistra viene colpita da Tangentopoli, sebbene meno frontalmente dei partiti di governo. Senta, il più strenuo difensore della DC fu al tempo dell'affare Lockheed Aldo Moro. Sì, certo. Non sapeva oppure riteneva inevitabile la corruzione, Moro? Ma dunque, che non sapesse, questo è assolutamente impossibile. Era dentro la politica da sempre fino al collo. Era un po' il deus ex machina del suo partito. Era impossibile che ignorasse la corruzione. Questo non gli impedì di diventare il grande difensore d'ufficio di questo partito nell'unico discorso appassionato che Moro fece in Parlamento. In genere i discorsi di Moro avevano bisogno dell'interprete, no? Perché parlava in maniera sfumata, imprecisa, attraverso circonlocuzioni complicatissime che potevano significare una cosa come il suo contrario, eccetera. Lì fu appassionato. Perché lo fu? Lo fu perché questo
gli dava il destro di far capire a tutto il partito che il suo tutore era lui e che si doveva ricompattare intorno a lui. Ecco perché cambiò anche il tono della sua oratoria. Ma che ignorasse come il partito si alimentava, questo è assolutamente impossibile, solo che Moro applicava, diciamo così, alla corruzione gli stessi criteri che applicava nella lotta politica.